Ciao ragazzi da Nathan e da Renny e siamo qua con un'altra piccola comparativa, ma stavolta oggi parleremo di un argomento molto particolare. Vai con la sigla. Ok ragazzi, questo era un video che ci tenevo tanto a fare perché era già una cosa che volevo fare un po' di tempo fa, ma il tempo è sempre poco e non riuscivo mai a fare. Diciamo che era nella checklist. E devo ringraziare Iuris, un nostro iscritto, perché mi ha dato il pretesto appunto di fare questo piccolo test, diciamo. Grande Iuris. Quindi oggi siamo andati a fare che cosa, ragazzi? Siamo andati a testare due schede video, però non più in ambito gaming, ma in ambito produttività come lui, e nello specifico nel video editing. Lui cosa? Come specifico? Ti sei mangiato tutto, ti sei mangiato. Il bello è che qualche mese fa fa: devo smettere di mangiarmi le parole. E boom, mangiata subito. Cioè, mezza iniziato e poi si è fermato. Torniamo seri, dai, per favore. Vabbè. Basta. Ok, ragazzi, allora. Queste due schede le abbiamo già messe in paragone. Qua vi ricordo il video della Sapphire 6007, che dove abbiamo appunto testato le due schede in ambito gaming, esatto. Tanta gente si confonde, pensa che per il video editing, parlo del video editing, ma potrebbe essere anche renderizzazione CAD, ci potrebbe essere qualsiasi cosa adesso, anche in grafica un po' spinta con Photoshop, eccetera, eccetera. Questo ambito qua, chiamiamolo proprio generalmente produttività, la gente pensa sempre che più VRAM ho e meglio è. Che non è sbagliato, attenzione, la VRAM serve, non è che non serve, non è che si lavora con 2 giga oggigiorno con questi software. Però dovete anche capire che c'è un fattore di sempre codifica dei lavori, dal processore alla GPU. La GPU deve codificare anche lei, quindi ci serve una GPU abbastanza potente. Ci sono tanti fattori che dovete tenere in considerazione. Ovvio, tu puoi dire: vabbè, io non sbaglio, prendo una 3090 Ti e sono a posto. Certo, 2500 euro di scheda video, però hai 24 GB di VRAM, ovvio, hai GDDR6X. Dovete sempre andare a vedere anche il bandwidth della RAM, la velocità di trasferimento della RAM, transizioni, effetti, soprattutto queste cose qua vengono codificati e allocati nella VRAM. Il trasferimento dati che passa tra questi componenti e deve essere più veloce possibile, esatto, perché se no ho il solito collo di bottiglia. Una 3060 12 giga non può essere meglio di una 3070 Ti o una 3080 per fare video editing, perché appunto lì implementano delle VRAM più veloci, più prestanti, che anche poi le 3080, se non sbaglio, c'è anche la versione da 12 giga o 13 giga. Quindi, c'è REV1 e REV2, come le nonostante hanno meno VRAM, quelle due schede sono fasce un po' più alte della 3060 sicuramente, però non è detto che questa qua va meglio di quelle là nel rendering, assolutamente no, capito? Quindi dovete sempre stare lì a capire bene qual è l'opzione giusta per voi, naturalmente seguendo sempre tenendo conto del vostro budget. Voglio ricordarvi anche che abbiamo fatto anche un test che può essere molto simile a quello che stiamo parlando adesso anche per quanto riguarda i processori. Abbiamo testato il 3800X, il 5700G, 5800X e 5800X3D, sono proprio hanno più o meno le stesse core, stessi thread, però cambia completamente la frequenza, quindi cambia tutto. Quindi non è sono stesso modello più o meno, stiamo parlando sempre del Ryzen 7, però già capite che anche sullo stesso modello ci possono essere prestazioni completamente differenti, e lo stesso vale anche per le GPU. Certo, e appunto questo anche nel rendering, nel videomontaggio, nella produttività. Non serve solo la scheda video, ragazzi, se avete un Celeron non è che potete mettervi un 3080, andate bene. Se io vado su un 3070 Ti come minimo sarebbe considerato un Ryzen 7 i7 come processore, soprattutto nella produttività è consigliato avere una fascia 7 dei processori, diciamo così. C'è da dire che come ho detto prima, per evitare il colo di bottiglia. Bravissimo. C'è da dire che da sempre l'Intel, forse nella produttività è un pelino, va ancora più avanti della Ryzen, ragazzi. Quindi se fate solo quello, io vi consiglio di rimanere su Intel, soprattutto sulla tredicesima, che è una adesso bestia. È vero. Anche con un i5 e 13SI, ragazzi, si lavora veramente bene in produttività. Non è che Ryzen fa schifo, ragazzi, si lavora anche con... Io ho un Ryzen 5800X per dove monto, lavoro bene, è vero, ho la voglia di passare a ritornare a Intel per appunto vedere un po', fare questo metro di paragone, però si lavora bene anche con quello, e tutto deve essere
diciamo, equilibrato, come sempre, ragazzi. Ecco, come mettere una, parlando in termini motoristici, una buonissima cassa di cambio, ma avere un motore del cacchio. Ah. Cosa abbiamo usato per fare i bench? Ok, soliti programmi base, ok, Cinebench. Abbiamo usato Superposition e PCMark. Cinebench serve principalmente, non è uno stress come potrebbe essere CCT o altri programmi così, ma serve solo per testare la stabilità del vostro processore. Quindi se fate overclock, lo avviate, resta acceso il computer, funziona, perfetto. Infatti, se vedete, i risultati in Cinebench sono molto, ma molto simili a queste due schede. Cioè, la stessa macchina, attenzione, la nostra macchina Bench, che è una MSI Torpedo X570, 16 GB di RAM, 3600 MHz e soprattutto il Ryzen 7 5800X3D. Qui vedete che i risultati sono quasi identici, quindi non sia c'è in single che in multicore. Andando invece in Superposition, ci sono stati qualche 700-800 punti di differenza, non è poco, stiamo parlando del 10%. E sì, vabbè, ricordo che questa qua è vero che c'è 10 GB, quella da 12, però il processore di questa qua è un pochettino, secondo me, più spinto della 3. Perché stiamo parlando di una fascia da 7, qui invece è una fascia 6, 3060, 6700. PCMark, vi ricordo che è proprio il benchmark che simula di più l'utilizzo del computer da parte di un utente, quindi va a aprire sempre le solite finestre browser, la posta elettronica, apre i fogli di calcolo e fa anche un po' di rendering. C'è un pezzo del PCMark dove c'è anche un po' di rendering. Anche qui la 6007 è sempre leggermente avanti. E ora, ragazzi, vengo al software che è il migliore per testare, appunto, in questo caso, rendere 3D, l'ambito produttività, video editing. Puget Bench è un programma, va ad appoggiarsi alle librerie del vostro software. Dovete scaricarvi l'eseguibile e abbinarlo al programma che avete già installato sul vostro computer. Lui si appoggia alle DLL e va proprio a simulare quello che voi fareste con quel programma, quindi l'apertura di un progetto, in questo caso in DaVinci Resolve. Ho scaricato la versione per DaVinci Resolve, va a aprire un progetto, va a modificare il progetto, va a fare un rendering in 4K, va a fare un salvataggio del progetto, va a fare un sacco di cose questo programma, ma non in ambito grafico. Lo fa vedere sempre calcolandolo, vi lascia, cioè lui vi dà una specie di, come si chiama, la barra di progressione, e il motore sta lavorando facendo appunto questa simulazione. Voi non lo vedete, però avete questa barra che vi dà. Di norma io ci ho messo con questo programma 20-30 minuti per testare la mia scheda video, quindi 30 minuti per questa, 30 minuti per questa qua, più o meno quello è il tempo, e alla fine vi dà appunto un punteggio. Purtroppo la mia 6007 forse cade un po' confronto alla 3060, abbiamo più o meno quasi un 100 punti di differenza, non è pochissimo, di 7-8%. Poco meno del 10%, sì. Quindi in questo caso la 3060, l'RTX 3060 è un po' meglio della RX 6007, ragazzi, per DaVinci Resolve. Attenzione, su quest'ultimo programma non è stata la Bench la macchina di utilizzo, perché appunto non avevo DaVinci sulla Bench, ma l'avevo sulla mia macchina, quindi è un Asus B550 come scheda madre, ha 64 GB di memoria RAM. Le pompate sulle RAM. E ha un 5800, che RAM poi, e ha un 5800X. Vi lasciamo la macchina che si è fatto qua sopra. Ok, andiamo su di scheda video. Perfetto. Hai acceso l'alimentatore? No. Ok, ragazzi, scheda montata sulla mia piccola macchinetta. Vi farò sapere poi prossimamente come mi troverò con la 6007 per fare appunto video editing. Niente, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, registratevi, attivate la campanella, condividete e commentate il video, sosteneteci con un bel like e che dire, magari scrivete giù in commenti che schede video usate per video montaggio, per video editing, per produttività, se fate anche produttività video editing. Va bene, alla prossima. Ciao, ciao ragazzi.